Stavolta lo voglio fare anch'io perché sono curioso di vedere come uscirà questo video. Non lo so, è una prova. Allora, ragazzi, vi do il benvenuto sul mio canale YouTube Soluzione Geo Fitness. Ti invito ad attivare la campanella se ancora non l'hai fatto, a seguirmi, clic 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 clic, super veloce, perché oggi voglio arrivare subito al dunque. Allora, oggi ci alleniamo insieme, la prima volta che faccio questo tipo di video, vediamo se va bene, mettete like così ne proporrò degli altri. Questa volta, per iniziare, voglio fare un Tabata riviste corretto insieme a voi. Metterò il timer di un'applicazione vicino al cellulare, così avrete la possibilità di percepire i secondi che passano. Ogni esercizio va fatto a secondi, c'è un tempo di recupero molto breve. Il totale dell'allenamento dovrebbe essere intorno ai 10 minuti 50 tra esercizio e tempi di recupero, quindi lo andiamo a fare adesso. Ovviamente tra una serie e l'altra io vi parlerò e vi spiegherò con precisione tutto quello che dovete fare. Voi dovete soltanto prepararvi con un tappetino e basta, perché sarà tutto a corpo libero. Non avete neanche bisogno del timer, perché sentirete la voce dell'elettronica del mio timer, e comunque sarò io a darvi delle indicazioni. Ragazzi, ho impostato il timer, sono 22 sezioni, iniziamo con il crunch, lo dobbiamo fare per 15 secondi e poi 15 secondi di recupero. Allora, questo è un Tabata anomalo, vi dicevo, perché solitamente il Tabata si fa con un solo esercizio per 20 secondi e 20 secondi di recupero, o 30 secondi e 20 secondi di recupero, però fondamentalmente oggi lo adattiamo un po' a chiunque. Quindi andiamo a lavorare, naturalmente. Questo tipo di allenamento comporta che ognuno di voi dovrà tener conto delle proprie capacità. Quindi, quando ci sarà da fare lo squat a corpo libero, se vi sentirete capaci, potete andare a fare uno squat veloce. Se invece siete in difficoltà, in debito di ossigeno, sentite le gambe dure, farete uno squat più lento, quindi farete meno ripetizioni, ma attenzione, non dovete fermarvi. Vi voglio attivi, poi alla fine fatemi sapere cosa ne pensate. Adesso iniziamo col crunch, faccio partire il timer, forse sentirete, anzi sicuramente sentirete l'audio. Ecco, il timer è partito, un attimo solo. Ok, il timer si sente, faccio il crunch. Siamo in pausa, il primo crunch è andato abbastanza leggero, non lasciatevi ingannare perché i primi sono molto semplici e quindi potrà sembrare una passeggiata, quindi tenterete, voi dovete gestirvi, ecco, vedete, il timer riparte. Let's go. Naturalmente il video non verrà accelerato proprio per farlo insieme. Attenzione, sentite bene l'audio di questa applicazione, che poi magari vi lascerò come link per scaricarlo. Riparte. Let's go. Come vedete, se l'esercizio è troppo semplice, potete farlo in maniera un po' più complicata come lo sto facendo adesso, quindi senza appoggiare totalmente, da tempo sta passando un elicottero, senza appoggiare totalmente le spalle, guardate. Ok. Adesso si passa allo squat, lo facciamo misto con jump e normale. Vediamo un po' se questo elicottero passa, perché veramente non ci vuole. Let's go. Mi raccomando, ragazzi, lo squat va fatto bene, fate la contrazione dei glutei tutte le volte che andate su,
Se riuscite potete fare un salto più alto, ma tenete conto che il salto porta via molta energia. Lo dobbiamo fare tre volte. Se ce la fate, potete fare un salto più alto a rana, come si dice, che ora vi faccio vedere. Porterà via molta energia, però sarà veramente pesante. Let's go. Comincia a diventare veramente pesante, ora ci sono due burpees senza salto. È dura, ma ci riusciamo, ma ci riusciamo. Let's go. Ok. Fare i burpees con questo recupero molto blando e difficile, ma ormai l'abbiamo impostato così e dobbiamo portarlo a termine. Let's go. Adesso andiamo a fare una serie di push-up veloci con gomiti stretti per dare enfasi sul tricipite. Let's go. Ragazzi, non fermatevi, rallentate, ma non fermatevi. Adesso per il petto, push up con presa larga, fiatone, ma non mollo. Let's go. Adesso vi affondi destro in avanti. Let's go. Uno, vai, 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 vai. Destro lo sento lavorare. Non torno mai completamente. Adesso sempre col destro, ma lo porto indietro, reverse. Tanto respiro. Let's go. In questo caso il destro va indietro, ma lavora il sinistro. Quindi ho maggior tempo per recuperare. Adesso facciamo la stessa cosa col sinistro. Quindi parto anteriore e faccio reverse. Guardate, seguitemi. Destro, sinistro. Let's go. Uno. Vai. Molto importante la respirazione, non andare in apnea. Ok. Recuperiamo, magari facciamo un po' di movimento sulle gambe. Reverse, il sinistro indietro. Let's go. Adesso bisogna fare il bridge.
tre volte, gambe larghe. Gambe larghe. Let's go. Uno, due. Allora ragazzi, questo esercizio lo dovete fare con le gambe larghe, bisogna contrarre l'addome, l'addome ovviamente, ma anche il gluteo, tutte le volte che vado su, e devi essere veloce. Let's go. Gluteo veramente in fiamme, perché dopo aver fatto fondi e squat jump e burpees diventa difficile. Dobbiamo fare una terza volta questo esercizio. Concentrazione, go! Let's go. Non dovete dare tregua, bisogna andare oltre i limiti. Naturalmente, se fino adesso vi siete resi conto di aver recuperato, aver gestito le energie, adesso è il momento di darla, perché ci sono 4 crunch reverse. Let's go. Il primo con le gambe piegate. Il secondo invece lo facciamo piegato a salire, dritte quando andiamo giù, guardate. Let's go. Dritte, scendo, salgo, scendo. Adesso il contrario, saliamo con le gambe tese, scendiamo con le gambe piegate. Nel frattempo recupero, non è facile fare esercizi e spiegare. Let's go. Adesso, ultimo, e poi abbiamo concluso il workout, tutto con le gambe tese. Reverse crunch, gamba tesa. Chi ha problemi lombari non lo facesse, lo faccio sempre con le gambe piegate. Last round. Facciamoci un applauso, abbiamo concluso questo workout, il tempo è stato di 10 minuti e 45 secondi, come avete visto un'intensità incredibile, guarda, una fatica incredibile. Allora ragazzi, l'applicazione ora ve la dico così la potete scaricare, ma ce ne sono tante, l'ho trovato sul Play Store, l'applicazione si chiama Smart Wood Time, non so se si, vabbè, non si vede, comunque ce ne sono tantissime, alla fine quando la utilizzi devi soltanto sentire l'audio. Vi invito a lasciare like a questo video se ne volete tanti altri, perché ormai ci ho preso gusto, devo dire, mi piace. Allora, questo è un Tabata medio intenso, nel senso che non si lavora soltanto un gruppo muscolare, ma fai una full body veramente completa. Per chi è già allenato può aumentare il tempo di allenamento, quindi può, invece di fare 10-15 secondi, può salire fino a 20-25 secondi. Tempo di recupero tra i 10-15-20 secondi, e quindi vi tarate in base al vostro livello di allenamento. Io vi consiglio di fare questo esercizio, di fare questa sequenza, questo circuito che ho fatto io insieme a me, così vi rendete conto, se è leggero aumentate, se invece lo ritenete già abbastanza pesante continuate con questo, perché al di sotto non dovreste andare, e pian piano cercate di progredire. Io vi invito a scrivermi una mail, giofitte910@gmail.com, se volete delle altre tematiche da trattare o se volete delle info circa il coaching online.
Vi invito inoltre a seguirmi sul canale Telegram Soluzioni Geofitness, così non vi perdete nessun altro video. Per adesso vi auguro un buon workout. Fatemi sapere cosa ne pensate qui tra i commenti. E prima vi ho detto che qui tra le info trovate tutti i link per accedere ai miei social, ormai sono ovunque e quindi in ogni social tratto il fitness in maniera differente, ma sempre con un unico obiettivo, quello di motivarvi e trarre il meglio delle potenzialità di ognuno di voi. Never give up.